Giacomo Robusti, detto il Tintoretto. Il titolo dell'opera è Sant'Orsola e le 11.000 vergini. La palla è datata 1555 circa, un olio su tela, che misura 3,30 m d'altezza per 1,77 m di larghezza e si trova nella chiesa di San Lazzaro dei Mendicanti. In origine si trovava nella chiesa di San Salvatore presso l'ospedale degli incurabili alle Zattere. Vediamo un po' chi era Orsola. La sua è una storia molto avventurosa, che sconfina nella fantasia e nella leggenda. Questa tribolata e rocambolesca peregrinazione ebbe luogo nel IV o nel V secolo. Con ragionevole lasco di tempo potremmo collocarla tra il periodo di Diocleziano, che si distinse non poco nel perseguitare i cristiani, e quello degli Unni e del loro re Attila. Pare che la ragazza, vergine segnata dalla fede in Cristo, fosse la bellissima figlia di un re della Britannia di nome Noto o Mauro, promessa in sposa ad un principe pagano di quell'isola, il cui nome era, a detta di Jacopo da Varazze, nella sua leggenda aurea, Ereo o Ereo, Eterius o Eterio. Come quasi sempre è successo, il matrimonio aveva un fondamento di convenienza politica e quindi economica. Infatti, nel caso il matrimonio non fosse per qualche ragione, fosse per qualche ragione saltato, Eterio avrebbe mosso guerra ed invaso le terre di Orsola. Ma alla divina provvidenza non c'è limite. Infatti, la giovane promessa sposa, su consiglio di un angelo che le apparve in sogno, chiese ed ottenne di poter rimandare di 3 anni quelle unioni in matrimonio nella speranza che il promesso sposo, Eterio, ricredendosi, si convertisse al cristianesimo. Quando questa deroga ebbe termine, un altro angelo provvidenziale le apparve ancora una volta in sogno e su sua indicazione, la ragazza prese il largo dalla Britannia con le sue compagne a bordo di 11 navi per un lungo viaggio verso Roma. A quanto pare questo angelo era molto affezionato ad Orsola ed anche molto convincente. Qui la sua odissea la portò verso il continente, sospinta da una tempesta, a risalire il fiume Reno fino alla città di Colonia e poi fino a Basilea, città svizzera, dalla quale partì a piedi per un pellegrinaggio in direzione della città eterna di Roma, dove si incontrò con Papa Ciriaco. Questo vicario di Cristo però non figura nell'elenco dei papi, anch'esso quindi è un personaggio probabilmente leggendario. Questi si unì ad Orsola e alle 11.000 vergini per ritornare sempre a piedi verso Colonia. Prese questa decisione perché ispirato da una divina rivelazione nel corso della notte, con tanto di promessa di martirio assieme alle vergini. In effetti, anche i suoi colleghi romani rimasero un po' stupiti e debbono aver avuto qualche perplessità sulla scelta di Ciriaco perché, stando a Jacopo da Varazze, la decisione di Ciriaco non piacque molto alla curia di Roma, che decise di depennarlo dalla lista dei pontefici. Nel frattempo a Colonia erano calati gli Unni che l'avevano conquistata e quando il corteo delle 11.000 vergini di ritorno da Roma la raggiunse, trovò schierati i propri carnefici. Quei guerrieri, calati dalle steppe del nord-est del mondo, trucidarono tutte le compagne di Orsola, colpevoli di essere cristiane, e posso immaginare soprattutto perché non si vollero concedere. Essa stessa, Orsola, trovò la morte per mezzo di una nuvola di frecce che vennero scoccate su ordine diretto di Attila, con il quale si era rifiutata di giacere, infatti. Una versione più tarda incluse nella lista della carneficina anche il Papa Ciriaco, che si trovava con loro, e se così andò, non si può dire che non sia stato accontentato. Questa storia ha comunque molteplici varianti. Una di queste ci narra che l'eccidio non rimase impunito perché, dopo la strage, un'armata di 11.000 angeli intervenne per ordine divino, scacciando l'orda barbarica.
Ed anche in questo caso questi esseri, che mi sembrano tutt'altro che incorporei, si fecero vivi fisicamente, anche se non in modo tempestivo questa volta. Decisamente tutta questa vicenda e la sua descrizione è molto scenografica, e Tintoretto in questa splendida pala d'altare seppe descrivere, mirabilmente, in uno spazio decisamente angusto, per un così grande numero di personaggi, il percorso e la lunga storia di questo corteo originale. A proposito del gran numero di donne protagoniste di questa drammatica vicenda, è evidente che non possa essere verosimile una quantità così elevata di accompagnatrici per il pellegrinaggio di una sola dama, seppure figlia di un re. Esistono infatti due spiegazioni relativamente all'origine di questo numero che traggono origine da un errore di interpretazione di scrittura. Ad esempio, una di queste suppone che l'equivoco nacque moltissimo tempo fa, quando nel Medioevo un amanuense commise un errore di trascrizione per l'appunto. Infatti la leggenda inizialmente parlava di Orsola e le 11 martiri. Pare che il nocciolo della questione che generò l'equivoco si trovasse nella seguente riga. Leggo testualmente: il martirio di Orsola e delle sue compagne ad undecim milia dalla città di Colonia. È stata proprio questa errata copiatura, 11.000 anziché 11 miglia, a generare questo esercito disarmato di fragili vergini innocenti e che a sua volta ha creato questa famosa storia leggendaria. La seconda versione, che porta però alla medesima conclusione, è quella relativa alla traduzione errata, anche questa, di un documento datato 922, che è conservato in un monastero non distante da Colonia. In un paese di In un passo di questo antico testo c'è scritto, leggo testualmente, Dei et Sanctas Mariae ac ipsarum 11 M, da sola una M, Virginum, che fu tradotto con undecim milia Virginum, ovvero 11.000 vergini, mentre la traduzione corretta di quella M solitaria era di martiri, e quindi dovrebbe essere stata la traduzione undicim Martires virginum, e cioè 11 martiri vergini, non 11.000 vergini. Il suo culto giunse a Venezia grazie alla potente comunità tedesca. Comunque sia, ai fini propagandistici e di efficacia di immagine tesa a promuoverne il culto, 11.000 vergini martirizzate hanno sortito un effetto decisamente di impatto nell'immaginario collettivo. Piuttosto forte. Se fossero state solo 11, la cosa sarebbe stata meno apocalittica e scenografica. Tant'è che anche per noi oggi, o perlomeno per il sottoscritto, cambiarne il titolo in Il martirio delle 11 vergini sembra un poco svilente e riduttivo. Devo dire che la pala è molto bella, a me piace molto. Se vogliamo, la trovo anche un poco inusuale per un altare di una chiesa dove siamo abituati a vedere crocifissioni, natività, martiri cruenti di santi e sante in modo abbastanza ricorrente. In genere i protagonisti e le prime donne di questo genere di venerazione sono più o meno sempre gli stessi, diciamo che sono conosciuti ai più. Ma l'iconografia ha bisogno anche, forse soprattutto, di essere compresa, capita, percepita alla prima vista, in modo tale da generare una specie di imprinting nel fedele che in questo modo se ne ricorderà per sempre. In questo caso poi la scelta di questo martirio incredibile, prettamente femminile, non credo sia, tra parentesi, conosciuta proprio a tutti. Tutto nacque nell'VIII secolo, con il ritrovamento di alcuni resti di donne molto giovani in una chiesa di Colonia dedicata a delle vergini. Probabilmente si trattava di ossa molto antiche, attribuibili in effetti a delle martiri, ed immagino che questo rinvenimento fortuito fosse risultato molto gradito perché il potenziale di attrazione delle reliquie nei confronti dei pellegrini era ed è tuttora di rilevante interesse. Non a caso, su quel posto fu edificata in seguito una chiesa che divenne luogo di commemorazione delle giovani vergini martirizzate e di Sant'Orsola. La medesima chiesa fornì in seguito una seconda e gradita sorpresa, ovvero il ritrovamento di un'antica iscrizione sepolcrale che faceva riferimento ad una bambina di 8 anni, il cui nome era Orsola. Da qui a tutto il resto,
il passo fu breve. Nell'opera di Iacomo, di cui stiamo parlando, abbiamo tutti gli elementi per decodificare e leggere le vicissitudini della giovane Orsola e delle sue 11.000 vergini che la accompagnavano. Nella parte superiore del dipinto, l'orizzonte marino si perde lungo una linea che non fa intravedere un punto dal quale il corteo possa essere partito. È un luogo distante, è il luogo da dove è cominciata l'avventura di questo esercito virginale alla ricerca di fede e conversioni. Quell'orizzonte distante, nebbioso, sconosciuto e misterioso. Subito dopo, sulla riva ci sono le navi, che in origine erano 11. Mi sembrano posizionate in modo tale che mi pare sia solamente un punto di arrivo e di non ritorno per tutta la compagnia. Le vele sono infatti ammainate, gli ormeggi non sono tali da presupporre uno stazionamento in attesa di una ripartenza, come per dei normali bastimenti commerciali ancorati in un porto oppure ormeggiati alle banchine. Sono dei docks che dovrebbero per forza brulicare di persone indaffarate ad accudire i bastimenti. Qui invece non c'è anima viva, sembrano dei battelli fantasma, anche il loro colore piuttosto evanescente, diafano, nebbioso, quasi in dissolvenza. Insomma, mi viene istintiva la percezione della desolazione, dell'abbandono, la rappresentazione di un'immagine di tutto immobile, fino alla dissoluzione fisica, fino alla morte. A terra ci sono le ultime ragazze della compagnia, sono tutte scese, nessuna esclusa. Si tratta, dopo la fase della navigazione, della descrizione della seconda parte di questa avventura, che vede il pellegrinaggio a piedi da nord verso sud, verso Roma, per l'incontro con il Vicario di Cristo. La parte di mezzo della fila è composta da figure vive, che ricordano delle giovani contente di ciò che stanno facendo, ma che però non sanno ancora quale sarà la loro trista e tremenda sorte di martirio. Sono raffigurati in modo tale da far percepire un senso di lunghezza del corteo, che potesse dare l'idea di un numero notevolissimo di persone, ma che nella parte di coda verso le navi a me suggerisce anche un'impressione di donne fantasma, di umanità il cui destino si è già concluso. Infatti, ritorneranno a Colonia, ma a trovarvi la morte, e per di più in modo atroce. Tintoretto, però, ci fa pian piano tornare alla realtà di ciò che si sta svolgendo mano a mano che il corteo si avvicina a noi. Diventa infatti tutto più nitido, più chiaro, più colorato e brillante, più solare. Riusciamo anche a dimenticare le brutalità che verranno commesse dagli uomini di Attila sulla carne di quelle povere ragazze, violenza delle quali tutti possiamo immaginarne l'odiosità. È la descrizione di un fiducioso, anche se preoccupato, pellegrinaggio attraverso terre bellissime, fino alla città eterna. Infatti, in primo piano, Orsola sta al fianco del Santo Padre, Papa Ciriaco, e di un altro prelato. Tutto attorno camminano delle elegantissime donne, la cui presenza si perde a ritroso nello spazio e nel tempo. Alcune stanno conversando, altre sembrano meditabonde. Qualcuna pare pregare sommessamente la propria offerta quotidiana di fede, altre si guardano intorno con curiosità. A sinistra una vergine pare colta in un momento di lettura, come se avesse in mano un minuscolo libro da preghiera, ma a guardarla bene pare volgere nel vuoto, verso il proprio grembo, uno sguardo di preoccupazione. Nell'ultimo restauro, che ci ha restituito la pala nel 1992, si scoprì che il copricapo a forma di zoia, il corno dogale, che indossava una figura sulla sinistra, precisamente questa, anche se non si vede bene, qui, in realtà era stato dipinto sopra ad un altro tipo di cappello che di fatto è quello ora ripristinato, quello che si vede oggi, e che è l'originale in effetti, e la cui forma sembra un po' bizzarra. Infatti, nel 1974, Sinding Larsen, studioso di iconografia religiosa della Serenissima, identificò quella vergine con i testi del cappello dogale come la personificazione di Venezia. Si tratta semplicemente di un copricapo piramidale che possiamo vedere molto simile, ad esempio, sempre in altri dipinti del Tintoretto, come ad esempio nel Cristo e l'Adultera del Museo di Amsterdam, dipinto, datato,
1555, cioè come il Sant'Orsola praticamente. Anche in quest'opera di Amsterdam c'è una notevole presenza femminile in un luogo all'aperto, donne dei bei vestiti colorati e dalle quantomeno capricciose capigliature, nonché copricapi. Nella pala della nostra chiesa di San Lazzaro sembra quasi che le vergini stiano facendo dei passi di danza a coppie. È come se, di sottofondo, ci fosse una musica cadenzata, una specie di minuetto. Pare di vederle incedere lentamente per poi procedere con passo più veloce e poi ritrovarle nuovamente ferme, l'una al fianco dell'altra, tenendosi per mano. Ma la danza in effetti è anche questo, un linguaggio. E queste 11.000 giovani vergini sembrano danzare serenamente comunicandosi le loro aspettative, i loro segreti desideri, il loro futuro come mogli, come donne, il non essere più vergini e bensì spose. Ma questi loro sguardi fiduciosi, curiosi, innocenti, non ebbero un domani, bensì incontrarono la spada e la violenza, nonché la loro violazione. A condurre il virginale corteo c'è Orsola, con un'espressione da beata, e la sua aureola credo possa darne conferma. Quello che sembrerebbe Ciriaco sta al suo fianco sinistro. L'altro personaggio, anch'esso con vesti pontificie che non riesco ad identificare, se non come un'altra figura che rappresenta il sommo pontefice, non sembra convinto di partecipare alla compagnia pellegrina. Il suo sguardo tradisce stupore e sbigottimento e sembra abbia visto attraverso una finestra temporale, solo a lui visibile, ciò che attende quella moltitudine di innocenti ragazzi. I due personaggi sono questi. Uno e il secondo di qua. Mentre l'uomo a destra regge il tipico pastorale, che è il bastone utilizzato dai vescovi, per l'appunto pastori di anime, il secondo accompagnatore, quello più defilato, impugna il bastone tipico con la croce papale tripla, il cui significato scandisce il triplice ruolo del vicario di Cristo, ovvero vescovo di Roma, patriarca dell'Occidente e successore di San Pietro Apostolo. Trovo anche interessanti i loro copricapi. Quella a sinistra di chi guarda è una tiara con le tre corone sovrapposte, simbolo del potere del pontefice. Quella a destra è la mitra. La prima, la tiara papale o triregno, è un paramento extraliturgico utilizzato per celebrazioni eccezionali, come ad esempio l'incoronazione, mentre la mitra è utilizzata dai vescovi nelle celebrazioni liturgiche. Ed il Papa, infatti, è il vescovo della diocesi di Roma. Fatte le debite considerazioni, nel quadro di Tintoretto deduco che Ciriaco dovrebbe essere quello alla destra di Orsola, visti i paramenti ufficiali importanti che indossa e che sono di uso e di pertinenza solo del Sommo Pontefice. Mentre quello alla sua sinistra potrebbe essere un vescovo, anche se devo dire che la parte dell'attore principale, per via della posizione nella pala, per i paramenti più evidenti e per la maggiore e più visibile presenza fisica nel quadro, la fa proprio la figura di destra, quella con il pastorale, che istintivamente viene da identificare con Ciriaco. Oppure, visto che il loro abbigliamento, manto papale e veste bianca sono uguali, potrebbe essere anche una rappresentazione del sommo pontefice pastore di anime, che conduce il suo gregge in pellegrinaggio, la figura di destra, unitamente alla sua rappresentazione simbolica di potenza legata al suo triplice ruolo, vescovo di Roma, patriarca dell'Occidente e successore di San Pietro Apostolo, sottolineato dal triregno e dalla croce papale tripla, che è la figura di sinistra. Al di là di tutto ciò, c'è anche da considerare il fatto che Jacopo da Varagine parla di molti vescovi che si accompagnarono con il Papa al corteo delle vergini, nella sua Leggenda Aurea. Abbiamo quindi osservato la descrizione pittorica di questo lungo percorso, a partire dalla lontana ed oramai indistinta terra d'origine, fino alla marcia a ritroso da Roma. Fase questa è rappresentata dalle figure in primo piano, quelle più distinte, dove il tratto è perfetto, i colori magnifici, brillanti e caldi, con un senso di movimento di chi passeggia serenamente.
e con le espressioni tipiche della conversazione di tutti i giorni, ma con le debite eccezioni che abbiamo appena visto. Ma c'è anche un'ulteriore presenza che ci serve a ricordare quello che avverrà da lì a poco. Infatti, a fare ciò ci pensa l'angelo che incombe, presentando i rami di palma che sono il simbolo del martirio, simbolo che porta con sé in entrambi le mani. È dipinto con una prospettiva che sembra proprio farlo piombare improvvisamente ed in velocità. C'è un'apparizione che ridesta tutti dal torpore del sogno per catapultarci nella realtà. Compare come tipico del Tintoretto, volando a testa in giù. Spunta da un cielo carico di scure nubi, foriere di tempesta e di freddo, di buio, di angoscia. Un cielo plumbeo che contrasta con i colori sgargianti delle vesti, un cielo che stride con la ricchezza degli abiti, con le ricercate pietre preziose indossate, con le eleganti e raffinate acconciature, con i bellissimi e fantasiosi ricami dei tessuti, un cielo che si perde in quell'orizzonte da dove ebbe origine il pellegrinaggio senza ritorno. Un angelo era comparso nella vita di Orsola una prima volta, 3 anni prima. E poi una seconda, ed ora, per mano di Iacomo, appare per la terza volta, l'ultima, ma con un messaggio ben diverso e definitivo. Peccato, peccato solo che gli altri 11.000 guerrieri alati arrivarono a carneficina conclusa, ma sarebbe stata altrimenti tutta un'altra storia. Un saluto e alla prossima. Thank you.